L'esercito italiano è la componente terrestre delle forze armate italiane, delle quali fa parte assieme alla Marina Militare, all'Aeronautica Militare e all'Arma dei Carabinieri, tutte dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e inserite nel Ministero della Difesa. Fondato nel 1861, all'indomani dell'Unità d'Italia, l'allora Regio Esercito partecipò alla Terza Guerra d'Indipendenza, alle campagne coloniali di Eritrea ed Etiopia di fine Ottocento, alla guerra di Libia nel 1911, alla Prima Guerra Mondiale dal 1915 al 1918 e ancora in Etiopia nel 1935 e alla Seconda Guerra Mondiale dal 1940 dalla parte dell'Asse e dopo l'8 settembre 1943 dalla parte degli Alleati. Con l'avvento della Repubblica nel 1946 assunse la denominazione attuale. Nei decenni successivi l'ingresso dell'Italia nell'Alleanza Atlantica comportò per l'esercito una riorganizzazione e un ammodernamento in funzione di contrasto a un'eventuale azione militare da parte delle forze del Patto di Varsavia. Successivamente i mutevoli scenari a livello internazionale hanno fatto sì che l'esercito italiano partecipasse inoltre a varie esperienze militari sotto l'egida delle Nazioni Unite e della NATO. Così, dagli anni Ottanta, con le operazioni di pace e di soccorso in Libano, Afghanistan, Somalia, Bosnia, Albania, Sudan, Libia, un elenco lungo e articolato di missioni concluse e di missioni ancora in atto che danno lustro e credito al Paese in quanto ad affidabilità e versatilità dei nostri contingenti militari. Qualità queste espletate anche in campo civile con le numerose operazioni in concorso con le forze dell'ordine e negli interventi di soccorso alla popolazione in seguito a calamità naturali. Peculiarità acquisite grazie alla continua preparazione ed esercitazione sul territorio e all'addestramento dei singoli uomini e donne che dell'esercito fanno parte. Così, in questo ultimo anno, da quando la pandemia Covid-19 ha colpito così duramente la nostra collettività, l'esercito è sceso in campo al fianco delle istituzioni civili e sanitarie, collaborando fattivamente con le autorità locali, mettendo a disposizione uomini e mezzi. Anche in Valle d'Aosta, la collaborazione tra istituzioni civili e militari è stata proficua e in progressivo aumento, fino alla decisione in autunno di istituire in un'area della città una struttura atta all'effettuazione di screening rapidi sulla popolazione. Questo assetto rappresenta la materializzazione dell'intento della difesa, nello specifico di tutte le forze armate, come indicato dal Ministro della Difesa, di operare appunto a favore della sanità pubblica in un momento emergenziale così critico quale quello dell'epidemia da Covid-19. Questo assetto è un assetto importante, molto importante, perché consente di effettuare lo screening sulla popolazione e quindi discriminare chi è positivo o meno, e di farlo anche a termine del periodo di quarantena, il che consente di velocizzare le pratiche per alleggerire questa situazione sanitaria. La cosa che ritengo opportuna sottolineare è che gli assetti attivati dalle forze armate sono la dimostrazione che delle capacità, l'espressione migliore delle capacità delle forze armate medesime in termini di addestramento e di preparazione ad operare in situazioni emergenziali particolari, qual è quella appunto di una pandemia. E questo perché a fattor comune tutte le forze armate, il personale militare della difesa, è addestrato a vari livelli nel corso della propria formazione, che è permanente e continua, ad operare anche in contesti di contaminazione CBNR. E quindi operare in un contesto di rischio biologico rientra appunto nelle capacità della forza armata. E qui se ne estrinseca appunto una,
una dimostrazione molto chiara. Alle mie spalle potete vedere la struttura del drive-in o il drive-thru di Feda. È una struttura mista in cui c'è, come avete avuto modo di vedere, collaborazione con il 118, col dottor Cavoretto che lo gestisce, in cui abbiamo la possibilità di suddividere le persone che devono essere sottoposte a tampone, che possono entrare in due strutture, in due tende che sono omologhe, all'interno delle quali il personale infermieristico provvede ad effettuare i tamponi. Nella parte posteriore della tenda ci sono le macchine delle persone che hanno fatto il tampone antigenico e che pertanto sono in attesa dell'esito del tampone. Mentre il tampone molecolare richiede il trasporto dello stesso al laboratorio analisi e quindi all'ospedale per avere il risultato, per quanto riguarda il tampone rapido, nell'arco di una ventina di minuti gli interessati hanno il risultato del tampone, pertanto se positivo faranno un test molecolare di conferma e andranno in isolamento, se negativo sono liberi di tornare alle proprie attività. Attualmente siamo in grado di fare circa 50 tamponi all'ora, considerando le due tende che lavorano in modo speculare. E in questo sito facciamo i tamponi molecolari, che sono i tamponi, diciamo, per farvi capire, che poi vengono mandati anche al laboratorio analisi e ci danno un risultato entro le 24 ore. Sono i tamponi che si usano naturalmente per fare la diagnosi di malattia oppure per decretare la guarigione di un paziente, quando un paziente da positivo deve essere, appunto, dopo i 10 giorni di isolamento si fa il primo tampone di guarigione. Se questo tampone è negativo, il paziente viene poi diciamo considerato guarito dall'igiene pubblica e poi dopo successivamente isolato e viene liberato dall'isolamento tramite la sospensione dell'ordinanza sindacale. E siamo riusciti ad avere questo, secondo me, molto buono risultato grazie all'aiuto e all'impegno anche dell'esercito. Loro mi hanno dato piena disponibilità e siamo riusciti a montare tutto questo sistema. Naturalmente è stato tutto montato all'esterno, quindi ogni tanto ci può essere qualche intoppo, però cerchiamo di ovviare a questo nel miglior tempo possibile, nel miglior modo possibile. Visto il perdurare della pandemia e per non farsi sorprendere dall'emergenza, si è pensato di estendere l'intervento dell'esercito. Così lo scorso 13 novembre è arrivato ad Aosta il colonnello Pietro Pranzo, anestesista al Policlinico Militare Celio di Roma, per verificare ulteriori possibilità di intervento. Sono venuto qui ad Aosta per valutare la possibilità di dare una mano. Stiamo valutando e ovviamente ci vorrà qualche giorno, qualche ora di tempo per poterci allestire eventualmente qualcosa di concreto. Potrebbe essere un ospedale da campo? Speriamo di poter essere utili, ecco. Così il 20 novembre una colonna mobile dell'esercito proveniente da Torino è giunta ad Aosta nell'area della pepiniera d'Entreprise, dove la protezione civile aveva approntato già un capannone al cui interno erigere un ospedale da campo militare. L'ospedale da campo è un'iniziativa che è nata sulla base di una richiesta formulata dalla Regione Valle d'Aosta, veicolata tramite la Protezione Civile allo Stato Maggiore Difesa ed analizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze, il quale ha dato poi le disposizioni in breve tempo per poter attuare questo ulteriore concorso. È un'iniziativa concreta che si integra con quelle già attuate sul territorio valdostano e quindi mi riferisco al drive-in, al drive-thru della difesa sempre qui in Regione Pepiniere, piuttosto che al personale dell'esercito che, operante insieme alla protezione civile, sta gestendo la situazione nell'ambito della sala operativa regionale. Ci troviamo all'interno di un capannone di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che è stato dato in uso alla protezione civile per
poter schierare l'ospedale da campo militare. Questo ospedale da campo è stato costruito a tempo di record, nel senso che nell'arco di poche ore l'intera struttura sottotenda è stata assemblata. Poi ci sono voluti alcuni giorni per completarne la funzionalità dal punto di vista dei servizi, non solo quelli classici, quindi di illuminazione, di riscaldamento, di climatizzazione e ricircolo dell'aria, ma anche quelli per le esigenze di carattere sanitario, quindi la disponibilità di ossigeno sanitario, la disponibilità di reti dedicate alla gestione dei dati dei pazienti, che sono condivise con l'ospedale regionale Parini. Nella fattispecie sono stati interessati il primo reparto di sanità militare di Torino, il secondo reggimento Genio Pontieri di Piacenza, il secondo reggimento trasmissioni di Bolzano. Se dovessi definire che cos'è questa struttura, in poche parole direi che è a tutti gli effetti un reparto distaccato dell'ospedale Parini. Tanto è vero che presso questa struttura, questo reparto, verranno curati dei pazienti affetti da Covid con sintomi a bassa intensità. È però prevista la possibilità di attivare una risoluzione d'emergenza nel caso di aggravamento con due posti letto di terapia subintensiva. È una struttura che è completa di tutto ciò che deve esserci all'interno di un reparto Covid. È una struttura particolarmente versatile, nel senso che il numero dei posti letto in caso di necessità può essere implementato anche in funzione della disponibilità del personale sanitario che attiverà l'assetto. Personale sanitario che è prevalentemente militare, quindi vi opereranno dei medici provenienti dal Celio, con il contributo di personale sanitario dell'ospedale Parini. Tutto ciò che riguarda la funzionalità dell'ospedale sarà supervisionata da un direttore d'ospedale, che è un collega che appunto arriva dal Celio, il colonnello medico Pranzo, il quale avrà le stesse funzioni di un direttore sanitario a tutti gli effetti. Nei giorni antecedenti all'inaugurazione dell'ospedale, il comandante delle truppe alpine, generale Claudio Berto, ha visitato di persona il sito. Si registra una maggiore sofferenza nel paese, ma soprattutto ci tengo a sottolineare che è un'iniziativa del Ministro della Difesa, il quale inizialmente ha dato disponibili i 200 drive-in per poter monitorare, tamponare le persone, i civili che non potevano farlo presso le strutture ospedaliere. Dopodiché da esigenze è nata esigenza, quindi vi posso raccontare che nel territorio piemontese ci hanno chiesto anche delle tende per poter decongestionare i pronti soccorsi e si è arrivato agli ospedali militari. Questo è il terzo che impianta la difesa, è tutto personale militare, particolarmente specializzato per fare questo lavoro, ma naturalmente sono presenti anche personale dell'ASL di riferimento, perché senza di loro non si potrebbe fare questo. Certo è che quando c'è bisogno le forze armate, l'esercito c'è, noi ci siamo. Chiedete, tutto ciò che è possibile fare lo faremo. L'ospedale da campo che vedete alle mie spalle è una delle realtà operative attraverso cui lo Stato Maggiore della Difesa, per il tramite delle quattro forze armate, sta contrastando l'emergenza Covid-19. Attività che vengono poi coordinate a livello operativo e logistico dal nostro comando di vertice operativo interforze, in accordo con le autorità regionali, con la protezione civile e con le altre istituzioni presenti a livello nazionale sul territorio. La mia unità, il Reggimento Pontieri, è un'unità specializzata in particolare nella costruzione di ponti, in particolare a maggior ragione su interruzioni fluviali. Quindi noi gettiamo ponti in particolare sul Po e abbiamo il personale specializzato e addestrato proprio per questa esigenza. E siamo l'unica unità in Italia dell'esercito italiano che è in grado di costruire e di mettere in opera questo materiale. Qui, nell'ambito del montaggio di questo ospedale da campo,
nell'ambito dell'attività del supporto allo schieramento stiamo coadiuvando il personale del reparto sanità di Torino nel montaggio di una rampa per consentire il passaggio del personale che sarà ricoverato all'interno di questa struttura dal piano dove è posizionato l'ospedale fino al piano in cui sono posizionati i bagni, il livello dei bagni. Quindi è un'attività per certi aspetti fondamentale perché consente al personale ricoverato di vivere l'ospedale. Siamo qui per dare supporto ai collegamenti. Nella fattispecie l'obiettivo è quello di garantire al personale qui presente computer e telefoni in modo che il personale sanitario militare si interfacci con il personale sanitario civile dell'ospedale Parini. Allo stesso tempo l'obiettivo è quello di garantire gli stessi collegamenti al personale militare che si interfaccerà con i vertici superiori di stanza a Roma. Calandoci nella parte tecnica abbiamo effettuato un collegamento in ponte radio e l'abbiamo effettuato con la caserma Cantore che è sede del centro di addestramenti alpini. Da lì abbiamo estratto la RIFON, quindi la rete di fibra ottica, per portare i collegamenti in questa struttura civile. La Protezione Civile Valdostana ha collaborato fattivamente alla messa in funzione e opera della struttura. Una bella collaborazione, un'esperienza interessante fatta con l'esercito, quindi la parte impiantistica, gran parte della parte impiantistica di questo ospedale è stata realizzata da volontari della Protezione Civile Valdostana con materiali della colonna mobile della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aspetto importante in un ospedale è certamente la distribuzione dei gas medicali, in modo particolare l'ossigeno. Per allestire questo ospedale l'amministrazione regionale ha acquisito una serie di attrezzature che poi rimarranno in forza alla Protezione Civile, in modo particolare per quello che è il modulo di assistenza sanitaria della colonna mobile e quindi di un posto medico avanzato di primo o di secondo livello. Quindi sono tutte attrezzature come la parte impiantistica elettrica che non sono fine a se stesse, ma che avranno un futuro e un utilizzo anche negli anni a venire. Collaborazione a tre, quindi con un intervento anche della Deval che ci ha aiutato a partire dalla cabina, dal gruppo elettrogeno che darà continuità eventualmente all'ospedale e attrezzature che sono state acquisite negli anni dall'amministrazione regionale per far fronte a emergenze per lo più di campi fuori dalla Valle d'Aosta, ma che come si è dimostrato sono importanti anche all'interno della nostra regione. Professionalità che hanno lavorato, quindi impiantisti elettrici ma anche idraulici e un sacco di volontari che hanno lavorato con i militari per questa che è un'esperienza nuova e diversa per noi ma che sicuramente ha arricchito il sistema Valle d'Aosta perché sono poi esperienze che domani serviranno speriamo fuori dalla Valle d'Aosta ma comunque hanno rafforzato sicuramente il sistema di protezione civile regionale. L'utilità di questo ospedale sicuramente la ritengo strategica perché l'obiettivo di realizzare una struttura campale, quindi un reparto distaccato, è quello di scaricare la pressione in atto sull'ospedale Parini e liberare alcuni reparti che in questo momento sono tutti Covid per farli tornare alla loro destinazione d'uso originaria, quindi reparti che potranno consentire la cura di altre patologie che in questo momento erano, fra virgolette, penalizzate, dando la priorità, la precedenza all'emergenza Covid. Mi è stato chiesto se, a fronte della mia esperienza, della mia carriera militare, mi aspettassi una cosa del genere. La mia risposta è no, nel modo più assoluto no. Anche se noi militari, tutte le forze armate sono addestrate a operare anche in un contesto di emergenza sanitaria a causa di una pandemia, questa situazione non me l'aspettavo nel modo più assoluto. Mi sono trovato a fronteggiare situazioni emergenziali legate a frane, legate ad alluvioni, a valanghe, ho gestito situazioni anche di flussi migratori, ma questa non era una cosa prevedibile. La stiamo affrontando come consueto, al meglio delle nostre potenzialità e capacità, in virtù dell'addestramento, in virtù dell'equipaggiamento che ci conferisce comunque un grado di protezione adeguato,
ma soprattutto la stiamo affrontando con un alto senso di responsabilità e la consapevolezza che stiamo operando per la nostra comunità e per la nostra nazione. Fa parte del motivo, dello scopo per il quale qualunque militare si arruola, essere pronto a lavorare per il proprio paese anche in situazioni come queste. Il secondo messaggio che mi sento di veicolare, frutto sempre di altre domande che mi sono state fatte, è di non dimenticare questa esperienza, di non pensare che questa esperienza, una volta terminata, non possa avere un ripetersi, magari con modalità diverse, e utilizzare questa situazione emergenziale per ritrovare una forza nella nostra nazione, nel nostro sistema paese, dove tutta la sinergia che io ho visto mettersi in atto con una rapidità incredibile consente di superare anche momenti come questi. Se poi dovessi dire a qualcuno qual è l'altro messaggio che intendo veicolare, è quello di fare attenzione a non trascurare l'insegnamento che ci ha dato l'epidemia, in particolare l'isolamento che ci ha imposto, forzato, e la limitazione della nostra libertà, perché ha modificato totalmente gli stili di vita, ha modificato totalmente il nostro pensiero, e ritengo che si sia avuta come unica risposta il ricercare il senso della famiglia, il senso dell'appartenenza, colmare il vuoto che questo isolamento forzato, queste limitazioni forzate ci hanno imposto, il renderci conto che la coscienza e la coerenza individuale in realtà sono collettive. Quindi se tutti accettiamo queste limitazioni e queste regole, non solo riusciamo a superare momenti come questi, ma soprattutto diamo anche delle indicazioni a chi verrà dopo di noi, alle generazioni future, su come affrontare situazioni emergenziali. È chiaro che questa pandemia ha cambiato completamente il nostro modo di vivere, dal comunicare, al viaggiare, al quotidiano, allo studio, al divertimento, al lavorare. Tutto è stato toccato e l'unica forza che possiamo dire che ci ha dato è la consapevolezza che ce la possiamo fare se siamo tutti uniti e rispettosi delle regole e se rivalutiamo il fondamento della famiglia e della comunità.